Una situazione di assoluta emergenza operativa che da tempo affligge gli uffici giudiziari di Piacenza è quella che segnala l'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna. A fronte delle carenze di organico nella magistratura e nel personale amministrativo, problemi all'origine di un ordine di servizio del 25 luglio con cui il procuratore aveva chiuso agli utenti del front office e della visualizzazione dei procedimenti dal 1 al 15 agosto e dell'ufficio dibattimento e giudici di pace dal 9 al 26 agosto. Secondo l'Unione Regionale degli Ordini Forensi, a nulla serviranno le riforme in corso nel processo civile e penale senza contestuali interventi sull'organizzazione degli uffici e sulla dotazione di personale idonei a rispondere con celerità ed efficienza alle domande dell'utenza. E a Piacenza le prospettive future appaiono tutt'altro che rosee. A livello locale e non solo, il problema è ormai cronico. Nelle scorse settimane gli avvocati penalisti avevano dichiarato lo stato di agitazione, ma per ora non c'è alcuna soluzione in vista. Al momento la situazione è veramente inaccettabile per quanto riguarda, diciamo, gli accessi alla procura, e ora siamo a una situazione, diciamo, di impossibilità di rendere possibile l'accesso e la visione dei fascicoli in particolare. Quindi è sostanzialmente tutto bloccato. Nel mese di agosto la Camera Penale di Piacenza ha valutato di deliberare lo stato di agitazione, ma veramente tutti i solleciti al momento sono risultati lettera morta.